Buongiorno ragazzi, location particolare questa all'interno della mia macchina per parlarvi di una cosa pazzesca. Mi è arrivato ieri, tra capo e collo, non l'avevo neanche ordinato, me l'ha inviato Gear Vita, un supporto per auto, per cellulare ovviamente, con ricarica wireless. Quando l'ho visto ho detto, ma effettivamente sì, mi serve il caricatore auto, e adesso vi dimostrerò il perché. Più che il caricatore, il supporto per auto, questo ha anche la ricarica wireless, tra l'altro la ricarica wireless da 20 watt, dai, simpatico, lo provo. L'ho aperto, ragazzi, è uno spettacolo allucinante, è del tutto motorizzato, con sensori di prossimità, si apre, si chiude da solo, è una cosa veramente pazzesca. C'è solo un piccolo problema, guardate qua. Il problema di fondo è che, non so se si vede, ma il vetro è parecchio spiovente, quindi visto che il supporto ha il cosetto che si appiccica al vetro e il Mi 9 è un telefono abbastanza ingombrante, attaccarlo al vetro non penso sia la soluzione più efficace. Però dall'altro lato, dove caspiterina lo vado ad appiccicare? Io avevo trovato precedentemente questa soluzione che è a dir poco geniale. È un supporto magnetico, io avevo appiccicato il magnete dietro al mio Mi 8, tanto era black, si notava appena, e andando ad inserire questo nel supporto del CD, io lo appiccicavo qua e in maniera molto molto lineare, delicata, senza troppi fronzoli, avevo risolto il mio problema di dove mettere il Mi 8. Ma il Mi 9, ovviamente, con la colorazione ocean blue, con tutti i riflessi, ma non mi sogno neanche di appiccicarci il magnete dietro, capito? E allora, il supporto faceva proprio gioco. Ma dove lo vado a piazzare? In realtà questo supporto Xiaomi ha questa pinzetta qua, non so se si vede, che potrebbe servire non solo per agganciarsi al supporto che poi si incolla al parabrezza, ma potrebbe servire eventualmente anche per appiccicarsi alle bocchette dell'aria. Ma a me a queste bocchette dell'aria non si incastra, e poi comunque le bocchette sono mobili, quindi non darebbe per niente stabilità una cosa agganciata così. Collegato in questo modo al supporto con l'adesivo, io dovrei poterlo appiccicare un po' ovunque, però capite bene che dove lo appiccico, l'unica idea che mi è venuta è quella di appiccicarlo qua così e utilizzarlo in questo modo. Però uno, mi piange il cuore perché l'adesivo sul cruscotto, ma anche no, perché tra colla e sole non vorrei rischiare di rovinare il tutto. Però l'alternativa qual è? L'alternativa è quella di girarlo così e appiccicarlo qua così. Applicandolo in questo modo con il telefono è cioè copre molto la visuale. Il telefono, il Mi 9 è una bella bestia, quindi ragazzi, forse ho trovato la genialata, guardate qua, cioè ho appiccicato il pezzo del caricatore wireless della Xiaomi al mio vecchio supporto per l'autoradio. Vediamo come funziona e se regge. E questo è il risultato. Devo dire che non è malaccio. Sembra anche abbastanza resistente. Oscilla un pochettino perché il braccetto è un pochettino lungo, però è stabile. Adesso vediamo come va con il telefono. E questo è il risultato montato, collegato all'accendisigari. E guardate un po', io mi avvicino. È uno spettacolo! We'll be right back.
cominciate in macchina e finisce in macchina. Questa recensione di questo strumento eccezionale mi ha cambiato drasticamente il modo di utilizzare lo smartphone in mobilità. Se prima avevo paura di uscire di casa se non avevo almeno il 60-70% di batteria, adesso con questo caricatore wireless da 20 watt ho quasi voglia di entrare in macchina per mettere a caricare il telefono, anche perché la ricarica wireless da 20 watt ha una velocità pazzesca, un 1% circa ogni 20-25 secondi, che significa che in un tratto di strada relativamente breve di 5 minuti io ho un boost della batteria di ben 10-15%, e non è poco. Ringrazio di nuovamente Gear Vita per averci mandato questo sample e vi saluto, vi chiedo di mettere un like al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di seguirci sui vari social. Alla prossima review, ciao da Alex!